sono state le musiche di Vivaldi, Handel e Zimmer ad accompagnare i talentuosi Virna Toppi, prima ballerina del teatro alla Scala di Milano, e il collega Gioacchino Starace, che si sono esibiti presso i laboratori delle segherie Chiapella di Fossano nell'ambito della rassegna Esperienze Artigiane sul Palco. L'iniziativa, varata da Confartigianato Imprese Cuneo, per proseguire nel solco dei creatori d'eccellenza le attività promozionali del comparto artigiano cuneese. Finalmente quest'anno siamo ripartiti in maniera importante con i nuovi capitoli di creatori di eccellenza che arrivano a Esperienze Artigiane sul Palco. Mettiamo insieme arte e cultura, arte e artigianato, in fondo due mondi poi non così lontani. Volevamo raccontare da vicino il mondo delle nostre imprese e soprattutto cercare di fare chiarezza sul tema importante della sicurezza, un tema che da sempre è a cuore a Confartigianato, ma soprattutto ai tanti nostri imprenditori, perché ritengono le loro maestranze il valore inscindibile all'interno delle nostre imprese. Con Esperienze Artigiane sul Palco e oggi in particolare con la prima ballerina della Scala, quindi vogliamo trovare un modo di avvicinare arte e artigianato e quindi portare tantissime persone all'interno dell'azienda per fare toccare con mano i grandi investimenti che tanti nostri imprenditori fanno quotidianamente proprio e anche sul tema della sicurezza. Noi dobbiamo ringraziare la Confartigianato che ci ha dato questa opportunità di avere un evento così importante presso i nostri locali. Qui è proprio il cuore dell'azienda dove si eseguono tutte le lavorazioni, infatti abbiamo del legname, abbiamo i macchinari. È per noi una grande soddisfazione, ringrazio la Confartigianato ancora e soprattutto ci tengo anche a ricordare che tutta questa manifestazione è anche incentrata per la sicurezza sul lavoro, a cui noi siamo molto attenti perché è un aspetto molto importante. Tutto ciò che è arte è bello, quindi ci auguriamo che sia un bello spettacolo. Questa iniziativa di portare l'arte e la bellezza nei luoghi del lavoro della nostra provincia è un'iniziativa geniale. Davvero complimenti a Confartigianato, al presidente Luca Crosetto, al direttore Josef Meineri e a tutto il gruppo di lavoro, perché davvero è una bella intuizione portare la bellezza nella bellezza dei posti dove si fa il lavoro, dove si fa lo sviluppo di questa provincia. Ho parlato prima con la prima ballerina della Scala che si esibirà oggi, era davvero entusiasta dell'originalità e anche dell'intelligenza di questa iniziativa. Davvero complimenti agli amici di Confartigianato.